Ciao a tutti! Allora, oggi propongo una bella ricetta di pesce a base di crostacei. Però questi crostacei li facciamo con una bella pasta. Questa pasta che abbiniamo oggi sono le linguine. Quindi facciamo una bella linguina con crema di scampi e gamberetti, gamberi, perché sono gamberi un po' più grandicelli. Ok, una ricetta molto facile, molto gustosa. Chiaramente sapete benissimo che io le ricette non le faccio troppo sofisticate, mi piace la naturalezza e la vecchia tradizione che uno porta con sé. Ok, andiamo subito con questi ingredienti e con il procedimento. Gli ingredienti per la ricetta di oggi sono i seguenti. Allora, degli scampi belli freschi, io prendo sempre quei più piccolini perché danno molto più sapore. Poi ci sono dei gamberi, ci sono la pasta principale che uso oggi, sono delle linguine, dei datterini, poi c'è un mix di aglio, cipolla, pomodorini e del gambo di prezzemolo per fare un po' di una bischè, il classico fumetto. Un mezzo bicchiere di vino bianco secco, peperoncino, aglio, del sale, del prezzemolo e del buon olio d'oliva extravergine. Ok, questi sono tutti gli ingredienti e andiamo subito con il procedimento. Allora, incominciamo a togliere il carapace ai gamberi e poi agli scampi. Allora, io gli tolgo la testa e la metto a parte perché questa qui mi serve per fare il fumetto dopo. Quindi tutto il carapace lo tolgo e lo metto in questo recipiente. Poi facciamo, una volta tolto il carapace, facciamo un piccolo taglio sul dosso del gambero, dello scampo o di qualsiasi crostaceo che sia. E togliamo questo classico filetto nero. Vedete? Questo si toglie e si butta, si mette a parte. Una volta tolto questo, mettiamo nel piatto. La stessa cosa facciamo con lo scampo. Togliamo la testa, la mettiamo a parte. Togliamo tutto il carapace dello scampo. In questo caso facciamo la stessa operazione e togliamo il filetto che c'è all'interno. Vedete? Questo sarebbe il budello del crostaceo. E mettiamo a parte anche questo. Così facciamo con tutti gli altri. Adesso proseguiamo con tutti gli scampi, degli scampetti piccolini, diciamo di una taglia piccola. Prima di tutto costano molto di meno. Chiaramente quelli più grandi costano minimo il triplo oppure anche di più, però a me serve più che altro il sapore per dare alla pasta. Quindi non ho bisogno di uno scampo grandissimo, quello lo userò più per fare una grigliata. Questi piccolini, ma hanno un sapore eccezionale. Quindi, oltre al risparmio che voi potete avere, però il frutto c'è. Vedete, la polpa c'è, che questa mi serve per fare la cremina oppure da mettere intera nella pasta. Abbiamo pulito tutti i scampi, i mini scampi, però, come dicevo prima, sono molto saporiti. Questi bei gamberi. Questi sono tutti gli scarti delle teste del carapace di crostacei. Adesso con questo facciamo un bel fumetto. In una pentolina mettiamo un bel goccio d'olio, ci mettiamo dentro il preparato per fare la base del fumetto. Facciamo insaporire un po' questi odori. Ci vado a mettere dentro facciamoli così schiacciare un pochettino, facciamoli rosolare e poi aggiungiamo dell'acqua. Vado a metterci giusto un goccio di vino bianco, facciamo evaporare tutto l'alcol del vino. Adesso che l'alcol del vino è evaporato,
Andiamo ad aggiungerci l'acqua, almeno un paio di litri d'acqua. Ecco qua, facciamo bollire almeno una mezz'oretta, 30-40 minuti, lasciando in modo che il liquido sia abbastanza per amalgamare dopo la pasta. Ok, copriamo e lasciamo almeno mezz'ora. Facciamo la base per aggiungere i gamberi e scampi. Aggiungiamo due pezzettini di aglio e due pezzettini di peperoncino. Andiamo a mettere due pomodorini, giusto per dargli un po' di colore alla pasta. Facciamo appassire questi bei datterini. Andiamo a metterci gli scampi e i gamberi. Giusto il tempo di una giratina. Senza farli cuocere troppo. Intanto togliamo l'aglio e ci vado a mettere quell'altro restante del vino bianco che era rimasto nel bicchiere. Facciamolo evaporare un attimino e dopo spegniamo. Allora, guardate, quando i crostacei hanno preso questo bel colore, bello rosa, possiamo spegnere perché altrimenti diventano troppo secchi, troppo duri. Ok, spegniamo. Intanto il fumetto è più di mezz'ora che sta cuocendo. Guardate già che bel colore che ha preso. Ok, ancora un 10 minuti e poi spegniamo e filtriamo. Vedete che bel colore che hanno preso. Adesso aggiungiamo un pochettino di sale. Aggiungiamo un pochettino di sale anche nel fumetto. 2 minuti, spegniamo e filtriamo. Adesso andiamo a filtrare con un passino molto stretto. Vedete com'è bello stretto? Quindi tutte le impurità rimangono all'interno del passino. Vi garantisco che questo è l'elisir di quando uno cucina il pesce. Non bisogna mai scartare tutti i residui, magari qualcuno li butta, ma questo qua è oro. Vedete? Guardate all'interno. Allora, adesso in un recipiente, in un pentolino, giusto che ci va il mixer a immersione, andiamo a metterci almeno la metà di questi gamberi e degli scampi. Vedete? Poi all'interno del pentolino vado ad aggiungere giusto un goccio di olio e vado a metterci un bel mestolo, anche uno e mezzo, di questo brodetto. Adesso con un frullatore a immersione vado a frullare tutto il composto che ho messo nel pentolino. Guardate qua, adesso vi faccio vedere. Questa è la cremina che abbiamo ottenuto dopo aver frullato tutto. Vedete? Proprio bella densa, né troppo liquida e né troppo dura. Giusto la consistenza ideale per mantecare e amalgamare una buona pasta. Ok, l'acqua bolle, adesso buttiamo dentro la pasta. La pasta è quasi pronta. Finiamo la cottura nel sughetto. Finiamo la cottura nel sugo. Adesso aggiungiamo l'elisir di questa bellissima pasta.
finiamo la cottura con l'acqua che abbiamo fatto prima il brodetto. Ecco qua, io la pasta l'ho tolta anche 5 minuti prima. Adesso la facciamo risottare dentro al sughetto che abbiamo fatto prima con gli scarti. La pasta un altro pochettino. Adesso non facciamo altro che prendere la cremina che abbiamo fatta prima con gli scampi e con i gamberi e la buttiamo dentro. Mamma mia che profumo, credetemi, non si deve lasciare niente. Un po' di brodetto, così si pulisce bene anche questo e via. Mamma mia che profumo, guardate che bella cremina. Adesso si assorbe un pochettino, facciamo asciugare e vi garantisco che è un piatto molto succulento. Un pochettino di prezzemolo a far risottare un altro pochettino. Un piatto spettacolare con due ingredienti. Abbiamo fatto una linguina eccezionale. Mamma mia, guardate, guardate che cremina, guardate che cremina. Una cosa spettacolare. Adesso andiamo a impiattare. Adesso prendiamo tutta questa cremina. Guardate qua. Ditemi se non è spettacolare. Mettiamo un po' di prezzemolo e voilà. Questo è il piatto di oggi. A voi i commenti. Guardate qua, guardate che bella linguina con la crema di scampi e gamberi. Io dico, fate questo piatto perché adesso vi faccio sapere ancora meglio. Guardate che bella crema che c'è. Facciamo anche una bella... bel gamberetto. Ragazzi, oggi non offendendo, ma mi sono superato. Troppo buono. È un piatto cremoso. Non è la classica pasta col pesce, magari un po' più liquida oppure asciutta, ma qui c'è una densità eccezionale, credetemi. Non perché voglio farmi troppo alla grande, ma veramente, veramente buona. Scusate. Allora, io immancabilmente... su questo piatto favoloso, ma veramente favoloso, io ci abbino un bel bicchiere di vino bianco secco. Questa è la mia falanchina e alla salute di tutti quanti noi. La mia e la vostra e tutte le nostre famiglie. Bello fresco, perché un vino bianco deve essere freddo. Allora, se vi piace questa mia ricetta di oggi, non mi dite che non vi piace, perché altrimenti chiudo tutto, chiudo la cucina. No, scherzo. Se vi piace questa mia ricetta di oggi, non dovete fare altro che mettere un like sotto qui alla cucina di Guido e non vi dimenticatevi, se qualcuno ancora non l'ha fatto, di iscrivervi. Mi farebbe molto piacere che anche il canale
cresce un pochettino. Io già sono contento così, però sono ancora più contento se tante persone mi seguono. Ok, non vi dimenticate di accendere sempre la campanellina di evidenziare, così sarete sempre aggiornati nei prossimi video. Io adesso vado a gustarmi questa favolosa linguina con la crema di scampi e gamberi. E cosa dire? Mi raccomando, provate a farla anche voi e commentate qua sotto, scrivetemi qua sotto come è venuta. Ok? Vi aspetto e ci vediamo alla prossima. Ciao!